presupposti per una giornata di festa c'erano tutti, con gli applausi all'entrata ad Emma Bonino, di rosso vestita e a piedi, al rosso della panda del neo ministro della cultura Massimo Brai, col piantone che si avvicina incredulo, dal ministro della giustizia Cancellieri che arriva coi nipotini, al figlio dell'olimpionica Josefa Idem, ministro dello sport, un po' spaesato e intimorito perché il salone delle feste del Quirinale fa sempre impressione. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Il numero dei ministri matricola è alto, parecchie sono le novità che spiazzano anche il segretario generale del Quirinale, che non si accorge del microfono acceso prima di chiamare a giurare il primo ministro della Repubblica di colore. Questa si leggerà. L'onorevole dottoressa Cécile Kyenge, ministro senza portafoglio. Dicevamo, i presupposti per una giornata di festa c'erano tutti. Tanta era l'emozione, la soddisfazione rimasta tale durante tutto il giuramento, perché al contrario dei giornalisti presenti, loro, i ministri, hanno saputo della sparatoria soltanto alla fine. Il primo ad essere avvisato è il capo del Viminale, Angelino Alfano. Gli fanno leggere la notizia su internet, su di un telefonino, ma non si muove. Poi viene avvisato Dario Franceschini, che a sua volta informa il premier Letta. Alla fine del giuramento viene informato anche Giorgio Napolitano. Vedete, gli passano un foglio con alcuni lanci d'agenzia e qualche appunto a penna. Dopo la foto di rito, niente interviste. C'è il buffet nella sala attigua, si decide di festeggiare comunque, sia pur sobriamente. Nessuna interruzione per non dare l'impressione che la situazione sia più grave di quello che è. Napolitano viene tenuto informato da un alto ufficiale dei carabinieri. Lo stato d'allerta intorno a Palazzo Chigi fa ritardare la consegna della campanella, il tradizionale passaggio del testimone. La cerimonia avviene dopo gli onori militari a Letta, che prima però rimane a colloquio con Mario Monti per mezz'ora. Anche qua il programma è cambiato, l'idea iniziale era che fosse la moglie di Monti, Elsa, a passare la campanella alla moglie di Letta, Gianna, ma il clima non è quello adatto. A poche decine di metri c'è ancora per terra il sangue del carabiniere ferito, non è il momento per sperimentare novità. Poi via libera al primo consiglio dei ministri, che distribuisce i ministeri senza portafoglio, e poi rivolge un saluto, manifesta sostegno alle famiglie dei militari feriti e all'arma dei carabinieri. I presupposti, lo ripetiamo, c'erano tutti, ma le facce dei ministri oggi non sono quelle di un giorno di festa.